Gentili telespettatori, ben ritrovati su Visione TV. Con grande piacere vi presento l'ospite di oggi, Sara Chessa. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a Visione TV e un saluto a tutto il vostro pubblico. Sara Chessa è una giornalista sarda che si occupa da tempo di libertà di informazione e ha scritto un libro su Assange, si occupa anche di diritti umani, facciamolo vedere. Distruggere Assange per farla finita con la libertà di informazione. Dunque, la prima domanda che volevo farle è questa: prima di addentrarci all'interno della questione processuale e giudiziaria, può farci una breve biografia del personaggio? Chi è Julian Assange? Julian Assange è un giornalista ed editore che fin da giovane militò nel movimento cypherpunk, che si contraddistingueva per avere al centro della propria visione il motto trasparenza per i potenti, privacy per i deboli. Gli ideali legati a questo motto sono stati poi trasferiti in tutto e per tutto da Julian Assange nel suo progetto Wikileaks. Wikileaks è un'organizzazione mediatica che possiamo dire ha rivoluzionato il mondo del giornalismo e grazie alla crittografia Assange riuscì a costruire un sistema che permetteva alle fonti di condividere dei documenti di interesse pubblico, anche secretati, con appunto l'organizzazione mediatica Wikileaks e conservando però l'anonimato delle fonti stesse, conservandolo in modo assolutamente sicuro grazie alla crittografia. E questo è un aspetto molto importante perché molto spesso ciò che previene le persone dal condividere dei documenti di interesse pubblico che appunto i cittadini e le cittadine non hanno la possibilità altrimenti di vedere è il timore che venga scoperta la propria identità. Julian Assange seppe ovviare grazie alle sue capacità tecnologiche a questo problema e ne nacque Wikileaks, che ebbe il merito anche di aiutarci a capire che cosa veramente fossero le guerre in Afghanistan e in Iraq, che cosa c'era dietro l'invasione di questi paesi, perché in tantissimi all'epoca, quando queste invasioni vennero portate avanti, credettero alla narrativa delle guerre di esportazione della democrazia, della esportazione dei valori occidentali, ma poi Julian Assange con Wikileaks, con i documenti che condivisero col mondo, ci mostrarono che purtroppo invece la realtà di quelle guerre era una quotidiana e sistematica violazione dei diritti dei civili. Quindi chi è Julian Assange? Un giornalista, un editore e sicuramente qualcuno che conduce, che ha condotto una ricerca della verità e che ha favorito la ricerca della verità dell'essere umano e il diritto alla conoscenza di tutti. Ecco, noi sappiamo che in questo momento Assange si trova all'interno del carcere di massima sicurezza di Belmarsh. Può spiegare ai nostri telespettatori cosa rischia Assange se dovesse essere accolta la richiesta di estradizione negli Stati Uniti? Anzitutto vorrei sottolineare che la persecuzione di Julian Assange è iniziata subito dopo la pubblicazione dei documenti riguardanti la guerra in Iraq e quello che lui sta vivendo adesso lo aveva già predetto e presentito subito dopo la pubblicazione dei diari di guerra iracheni e di altri documenti che sapeva avrebbero imbarazzato il governo degli Stati Uniti e altri governi occidentali. Lei mi chiede cosa rischia. Julian Assange rischia una vita in prigione per aver fatto giornalismo e la rischia dove? In un paese dove i suoi diritti umani sono fortemente a rischio. Ho bisogno di fare un salto indietro nel tempo per spiegarvi bene perché. Dovete considerare che già
Quando Julian Assange fu accusato precedentemente negli anni tra il 2010 e il 2012 di violenza sessuale in Svezia, quelle accuse poi si scoprirono fabbricate. Cioè il relatore ONU sulla tortura, Nils Melzer, dimostrò che c'era stata una costruzione di quelle accuse e questo faceva parte di una grande campagna diffamatoria contro Assange portata avanti proprio perché si voleva che l'opinione pubblica lo percepisse come un mostro e si voleva fermare questa sua azione integra giornalistica. All'epoca ci fu un'altra richiesta di estradizione portata avanti dalla Svezia. Quelle accuse di violenza sessuale furono archiviate e comunque non rimasero, non andarono mai oltre il livello di indagini preliminari. Lo stesso Assange voleva essere interrogato, ma non lo interrogarono fino al 2016, lui aveva interesse a chiarire la propria posizione. Che cosa è accaduto dopo questo, per spiegarvi cosa sta vivendo adesso? Nel 2012 lui si è dovuto rifugiare nell'ambasciata ecuadoriana. Tanti dicevano: ah, lo fa per sfuggire alle accuse di stupro. No, sbagliato. Lo faceva perché la Svezia si rifiutò di assicurare ai suoi avvocati, agli avvocati di Assange, che non lo avrebbe a sua volta ceduto agli Stati Uniti. Perché in realtà si sapeva che gli Stati Uniti già da allora stavano indagando su Assange. Sul suo lavoro giornalistico, però, non su accuse fabbricate, stavano indagando sul lavoro giornalistico ed era possibile che venisse incriminato per aver diffuso informazioni di interesse pubblico tramite WikiLeaks. Da quel momento in poi rimase nell'ambasciata ecuadoriana a Londra, dove ottenne lo status di rifugiato, ma sempre parlò della possibilità di essere rapito oppure di ricevere una richiesta di estradizione. Questa richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti arrivò davvero nel 2019, ovviamente totalmente slegata da quelle accuse poi archiviate in Svezia, perché la richiesta di estradizione degli Stati Uniti ha a che fare solamente con le attività giornalistiche di Assange, anche se il governo degli Stati Uniti cerca di negare che Assange sia un giornalista. E ora, scusate, nel 2019, assieme a quella richiesta di estradizione, accadde una serie di altri fatti che lui venne portato fuori dall'ambasciata ecuadoriana, privato del suo status di rifugiato, cosa inaudita, e portato nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, dove lui ora si trova. È accusato di cosa? Di spionaggio, ci sono 17 capi di imputazione per spionaggio e di intrusione informatica. Ovviamente chi lavora nel campo dei diritti umani sa benissimo che lo spionaggio è una delle accuse preferite quando si vuole bloccare l'azione di un giornalista e tutti conosciamo la differenza tra l'azione di una spia che vende delle informazioni a uno Stato e l'azione di un giornalista che condivide invece informazioni di interesse pubblico con i cittadini e le cittadine di tutto il mondo. Quindi quello che Julian Assange rischia è di essere estradato, soprattutto in questo momento dove il processo giudiziario in Gran Bretagna è arrivato alla fine. E quindi di trascorrere una vita in carcere in un paese dove, secondo le organizzazioni per i diritti umani, sarebbe sottoposto a trattamenti inumani per tutta la vita. Lei conosce il papà di Assange, lo ha intervistato, cioè è presente in un'intervista appunto nel suo libro, è anche in contatto con i legali della famiglia. Lei conosce le condizioni di salute mentali e anche fisiche di Assange? Su questo cerchiamo sempre di mantenere con altri miei colleghi giornalisti un minimo di riservatezza, però è noto che le condizioni di salute fisica e mentale di Assange non sono buone. Lui sta male, sta come starebbe ognuno di noi se si ritrovasse a rischiare di andare, di essere trasferito in uno stato che ha già progettato di avvelenarlo, di rapirlo e di attentare alla sua vita. Penso che ognuno di noi in quella situazione non potrebbe dormire sonni tranquilli e avrebbe la propria salute mentale seriamente messa a rischio. In più, bisogna sottolineare che
La prigione di Belmarsh è conosciuta come la Guantanamo britannica non a caso. So di momenti in cui Assange ha dovuto cercare di fermare il freddo che entrava dalle finestre, spingendo contro le finestre stesse dei libri, per farvi un esempio, perché l'inverno era estremamente freddo e lui non aveva ricevuto i capi di vestiario inviatigli dalla moglie, cioè la moglie li aveva consegnati alla prigione in autunno e dopo diverse settimane non gli erano ancora stati Sara, mi consegnati. scusi se la interrompo. Io No, va benissimo. volevo farle una domanda. Lei tutto ciò, come se lo spiega? Cioè, com'è possibile che nell'Occidente di oggi, apparentemente liberale, democratico, senza difetti, un giornalista come Assange, che ha la sola colpa di aver rivelato la verità sulle guerre appunto in Iraq e in Afghanistan, debba subire questa persecuzione? Lei si è data una spiegazione? Sì, mi sono data una spiegazione e questa spiegazione ha molto a che fare con gli interessi particolari di tipo economico, di altro tipo, che premono sui governi perché i governi stessi prendano una determinata direzione favorevole a quegli stessi interessi particolari. La nostra battaglia, la battaglia di tutti, è la battaglia di Assange in primo luogo, perché lui è qualcuno che ha portato avanti fino in fondo il proprio dovere di servire il diritto alla conoscenza del pubblico e lo ha fatto come battaglia per la trasparenza, come dicevo prima, delle azioni dei governi. Ma se le azioni dei governi sono trasparenti, come sarebbero in un mondo in cui il modello Wikileaks è la regola? È chiaro che quegli interessi particolari che cercano di spingere sui governi sarebbero molto, molto impauriti e lo sono. Assange ha messo in imbarazzo il governo americano, ma ancora di più chi spinge sui governi di tutto il mondo per portare le cose in una certa direzione? Però non dobbiamo mai cedere alla visione secondo cui la società civile non può fare niente. Questo è qualcosa che nei decenni è entrato nelle nostre menti, un pensiero che si è insinuato in noi, ma l'unica strada per riportare i governi e le istituzioni politiche di tutto il mondo è l'azione, la protesta politica scusate, la protesta pacifica della società civile. E la, Secondo... sì. Sì, prego, finisca il ragionamento. No, volevo dire la protesta pacifica della società civile per superare questa guerra di interessi particolari che ci ha portato in questa situazione e tornare invece all'interesse pubblico, all'interesse di tutti i cittadini. Ecco, ma secondo lei l'opinione pubblica è realmente consapevole della gravità di questa vicenda? Cioè è stata sensibilizzata da parte dei media? È stata sensibilizzata in maniera corretta oppure diciamo non c'è questa consapevolezza dell'opinione pubblica sulla gravità di questo caso? Posso testimoniare che c'è sicuramente molto di più rispetto al 2019, che è il momento in cui io personalmente ho iniziato a interessarmi del caso, al momento dell'arresto. All'epoca, il silenzio era totale, era veramente da brivido vedere non solo il cittadino comune, ma anche moltissime figure che si comportano da leader d'opinione, tacere sulla questione, nonostante questa vada a impattare la vita di tutti noi, perché se non c'è una stampa libera che ci fa vedere che cosa c'è dietro questa bella facciata che i governi possono mettere davanti, noi non abbiamo la possibilità di valutarli quei governi, quindi non abbiamo la possibilità di svolgere il nostro ruolo all'interno del sistema democratico. Quindi quel sistema democratico è svuotato della sua funzione. E devo dire che alcune figure politiche, alcuni giornalisti e un buon segmento della società civile ha iniziato a creare consapevolezza già dal momento dell'arresto. È stato difficilissimo perché si è trattato di scontrarsi contro una campagna diffamatoria feroce e di proporzioni
immense contro il personaggio Assange e contro la sua integrità. E devo dire che via via ho visto crescere il numero di realtà che cercavano di sensibilizzare sul caso Assange. Il mio sindacato dei giornalisti in Inghilterra, la National Union of Journalists, ne ha parlato da subito, ha legato subito le due cose, cioè l'arresto di Assange, la persecuzione di Assange con la fine del giornalismo investigativo e le conseguenze su tutti quanti noi. Adesso viviamo una situazione in cui c'è più sensibilità, grazie anche a testate, realtà come la vostra, è stato possibile rendere le persone più consapevoli di questo e io stessa ho fatto in questi giorni diverse presentazioni organizzate dal coordinamento intersezionale Sardegna, qui dove mi trovo, e ho visto che le persone fanno domande, che si rendono conto della gravità molto più rispetto al passato. Bisogna lavorare per ampliare questo segmento di persone consapevoli, perché il sistema gioca proprio su questa non consapevolezza, ma noi appunto come società civile siamo qui per accrescerla. La politica cosa può fare per cercare di sensibilizzare ancora di più la gente comune su questo caso? Allora, la politica può fare tanto, intanto riconoscere il problema, però io direi che ancora più che sensibilizzare la società civile, no? La politica dovrebbe, se intendiamo i governi occidentali, i governi dei vari paesi del mondo in generale, ciò che dovrebbero fare è, se dicono di essere alleati degli Stati Uniti, comportarsi da alleati, cioè chiedere a Biden, all'amministrazione Biden, di archiviare le accuse e chiederlo per un motivo preciso, perché questa persecuzione contro Julian Assange, contro un giornalista che ci ha resi più consapevoli della verità, significa agire in aperto contrasto alla Costituzione statunitense. Quindi io questo non mi stancherò mai di ripeterlo. Come la politica, quello che deve fare in questo momento è agire a livello diplomatico e chiedere all'amministrazione Biden di archiviare queste accuse che porterebbero a una minare alle fondamenta della democrazia. E in questo caso è più la società civile che può fare qualcosa verso la politica che il contrario, nel senso che noi possiamo fare pressione sui nostri governi e soprattutto sui governi europei che si vantano di essere i governi di grandi democrazie, quindi dovrebbero essere i primi ad agire. E noi, dicevo, come società civile dobbiamo fare pressione su di loro perché facciano esattamente la stessa cosa che ha fatto il primo ministro australiano Anthony Albanese. Ha chiesto a Biden di archiviare le accuse. E se l'ha fatto è perché c'è un 80% di società civile australiana che ha fatto pressione, quindi dovremmo farla anche noi. Ma secondo lei com'è possibile che una figura come Assange sia così divisiva, nonostante tutto? Divisivo è chi ha cercato di creare la campagna diffamatoria perché l'ha creata appunto per distrarre, si è voluto cercare di far sì che Assange risultasse divisivo, ma non direi che è divisivo lui come personaggio. E perché lo dico? Perché ho avuto modo durante il processo in primo grado, dove tanti testimoni hanno ricostruito proprio la realtà, la verità sul giornalista Julian Assange, ho avuto modo di ascoltare anzitutto chi ha spiegato che molte accuse sono false, perché Wikileaks, per farvi un esempio, veniva accusata di aver tenuto nei documenti i nomi delle fonti dell'intelligence americana in Afghanistan e in Iraq e quindi di aver messo in pericolo le famiglie di quegli informatori dell'intelligence statunitense in Iraq e in Afghanistan. In realtà, non solo in 12 anni non c'è stato un caso che possano portare come prova di questo, ma un testimone importantissimo del processo
in primo grado, che John Goetz, grande giornalista investigativo che lavorava per Der Spiegel ed è stato partner di WikiLeaks, ha spiegato che Assange destinò molte risorse economiche e umane all'eliminazione di quei nomi dai documenti. Tanto che questo richiese tempo e produsse frustrazione in quei colleghi del Guardian o di altre grandi pubblicazioni che non vedevano l'ora di pubblicare le storie. Però, appunto, la verità sul personaggio Assange, che risulta divisivo a causa di quelle bugie diffuse sul suo conto, è stata invece ricostruita durante questo processo e oltre a ricostruire la sua attività di giornalista, ci tengo a dire anche, proprio per sottolineare quanto poco in realtà, secondo me, sia divisivo Julian Assange, ci tengo a sottolineare che il professor Paul Rogers, chiamato a testimoniare come professore di storia, di studi per la pace, scusate, descrisse la visione politica di Assange, una visione basata sulla trasparenza, sulla possibilità per i cittadini di verificare cosa fanno i governi e di farlo grazie a una filiera della libertà di informazione realmente protetta e libera di agire. E disse che Assange non può essere identificato con questo o con quel partito, ma che la sua azione è sicuramente politica perché mirava a modificare la politica degli Stati Uniti d'America. Quindi gli Stati Uniti ci dicono tante cose su di lui, che è un personaggio controverso, che non è un prigioniero politico, tante cose, ecco, però per fortuna noi abbiamo avuto qualcuno che la sua figura l'ha ricostruita e nel libro ne parlo oppure racconto di queste testimonianze e noi sappiamo che tipo di visione abbia. Non è certo una visione che va a favore di una parte o dell'altra, ma va a favore dell'umanità intera e di questo ci si può rendere conto leggendo i suoi scritti o leggendo chi ha scritto di lui. Nel libro è presente anche un'intervista al papà, Ah, abbiamo sì. detto. Cioè, la può riassumere per i nostri telespettatori? Quali sono le sensazioni interne alla famiglia? Una grande sofferenza, di sicuro, perché si rendono conto che mentre Julian Assange non ha quasi la possibilità, non ha avuto quasi la possibilità di preparare il proprio caso con i propri avvocati, perché non c'è tempo sufficiente, perché le conversazioni nel carcere di Belmarsh è molto difficile che possano sia protrarsi a lungo per un tempo sufficiente, sia essere sicuri di non essere spiati, quindi c'è una grande sofferenza per questa ingiustizia che Julian Assange subisce e c'è allo stesso tempo moltissima forza. John Shipton dà coraggio a tutti gli attivisti che io ho conosciuto nell'ambito dei diritti umani e della libertà dei media, perché quest'uomo è avanti con l'età eppure tira fuori un'energia incredibile e ci tengo a sottolineare che lo fa per suo figlio, ma come evidenzia bene in quell'intervista, lo fa anche perché si rende conto molto bene della connessione tra la distruzione di Assange e la distruzione del sistema dei diritti umani. Perché chi fa tutto questo ad Assange lo fa per scardinare alle fondamenta il sistema dei diritti umani e avere campo libero favorire quegli interessi particolari di cui parlavo prima, che sono quelli che i governi non dovrebbero favorire. I governi sono qui per occuparsi dei propri cittadini. Questo probabilmente dobbiamo ancora realizzarlo, ma sicuramente il sistema dei diritti umani indica la strada e dovrebbe essere un faro per tutti i sistemi giuridici e per tutti i sistemi politici. Questo John Shipton, padre di Julian Assange, lo sa bene e nel momento in cui lotta, nonostante una grandissima sofferenza, per liberare suo figlio, per creare consapevolezza sul caso, lui tiene presente che questa è allo stesso tempo una battaglia per le libertà fondamentali, i diritti fondamentali di tutti noi. Perché senza un'informazione libera non siamo più noi, non è più vero che viviamo in delle democrazie. Ecco, a questo proposito le faccio un'ultima domanda. Per
Sì. La faccio, è l'aspirante giornalista che si rivolge alla giornalista professionista. Nel mondo di oggi è diventato veramente così difficile dire la verità, nel senso che comunque la mia sensazione è che le giovani generazioni che vogliono entrare all'interno di questo mondo, diciamo, evitino di raccontare determinate vicende in un certo modo, appunto per evitare eventuali conseguenze o ritorsioni. Cioè non voglio dire per essere definiti nuovi Assange, ma comunque appunto per evitare delle conseguenze gravi. Quindi oggi qual è il futuro del giornalismo, secondo lei? Il futuro del giornalismo, secondo me, dipende da ciascuno di noi e dalla capacità nostra di prendere a modello quell'integrità che è stata visibilmente mostrata da Julian Assange. Per Julian Assange sarebbe stato possibile sia evitare questa pubblicazione perché sapeva a cosa sarebbe andato incontro facendo il suo lavoro di giornalista fino in fondo, sia a un certo punto sarebbe stato possibile. Che ne so, ritrattare, cercare di avere delle condizioni più favorevoli, e invece era assolutamente consapevole dell'importanza di quello che aveva fatto per il diritto alla conoscenza delle persone e ha proseguito. Noi, secondo me, e soprattutto chi vuole fare il giornalista deve rimanere collegato a questo ideale pulito di giornalismo, questo ideale integro di giornalismo, in base al quale noi cerchiamo appunto di accrescere la comprensione della realtà da parte del pubblico. Certo è difficilissimo, però stanno nascendo tante bellissime realtà alternative che stanno cercando di recuperare questo concetto. Poi vorrei sottolineare anche una cosa, che il mondo cambia, non c'è solamente il mondo del giornalismo da proteggere, la filiera della libertà di informazione è ampia, ci sono anche dei blogger che si occupano di notizie e lo fanno basandosi sui fatti, quindi con altrettanta serietà rispetto a chi lavora all'interno di una redazione, e poi ci sono i cittadini giornalisti, il citizen journalist, è un fenomeno di quest'ultimo decennio in cui delle persone che sono parte della civiltà, della società civile, si dedicano a ricostruire i fatti, a parlare di quello che accade, a riportare la varietà di opinioni su quello che accade. Questi sono tutti dei fenomeni importanti. È vero che è diventato più difficile vivere facendo il giornalista perché c'è un sistema che rema in direzione opposta e che si basa su valori differenti e cerca di trasformare il giornalismo in marketing, cioè cerca di trasformarlo in qualcosa di superficiale che si basi solo sui comunicati stampa di questa istituzione o Cioè di quell'ente. l'informazione, mi scusi, l'informazione diventa comunicazione in sostanza, questo sta dicendo. Non dovrebbe succedere, però in molti casi succede. E qui, siccome sa, quando noi attribuiamo a noi stessi la responsabilità di qualcosa che va male, abbiamo più possibilità di cambiare la cosa. Quindi noi dobbiamo renderci conto che il destino del giornalismo dipende anche dalle scelte che noi facciamo. Se chi è giornalista deve recuperare il contatto con quei principi fondamentali che sono alla base della nostra professione, e quando viene messo davanti a situazioni in cui la possibilità di servire quel famoso diritto alla conoscenza del pubblico viene meno, bisogna diventare anche capaci di rinunciare e di costruire qualcosa di alternativo, come avete fatto voi e come fanno altre realtà in tutti i paesi. E soprattutto voglio ricordare delle parole che mi furono dette da un ministro, da un ex ministro degli interni islandese che intervistai perché aveva mandato via l'FBI dal suo paese. L'aveva mandato via perché, nonostante l'FBI si presentasse lì dicendo che avrebbe voluto proteggere l'Islanda da un attacco hacker, i servizi segreti islandesi rivelarono al ministro che l'FBI era in realtà lì per incastrare Julian Assange. E lui mi disse:
A quel punto ho dovuto scegliere tra difendere il giornalismo e difendere l'FBI e ho scelto di difendere il giornalismo libero e Wikileaks. Io gli domandai a mia volta come avesse fatto a convincere l'FBI ad andare via e lui mi disse: "Guarda, Sara, molte volte noi non riusciamo a fare qualcosa del genere perché neanche proviamo a dire no." E invece in quel caso lui lo disse, e io sostengo che ciascuno di noi nella propria vita, anche nella propria vita di aspirante giornalista o di giornalista, può trovarsi tante volte davanti a situazioni in cui quel no abbiamo paura di dirlo ed è necessario recuperarla quell'integrità. Dire no, probabilmente una porta si chiuderà, ma altre si apriranno e io voglio esortare chi pensasse di non riuscire a farsi strada nel proprio paese facendo il giornalista, provate a spaziare, provate anche a fare i giornalisti in un altro paese. È un'esperienza da provare. Grazie Sara Chessa per essere stata con noi. Grazie a voi, vi ringrazio davvero tantissimo. Un saluto al vostro pubblico. Ecco, noi vi ringraziamo per aver seguito anche questa intervista. Noi vi ricordiamo che Visione TV vive solo grazie alle vostre donazioni. Potete farlo tramite bonifico, tramite PayPal, attraverso i numeri che la regia ha mandato in sovraimpressione, oppure tramite un abbonamento sul nostro sito www.visionetv.it. Noi vi ringraziamo ancora e alla prossima.